Buongiorno a tutti. Eccoci con un prossimo appuntamento di yoga per bimbi e famiglie. Una giornata meravigliosa di sole oggi. Questa bellissima conca la suoniamo per iniziare oggi, ok? Wonderful! Allora, benissimo, iniziamo allora questa lezione. Oggi abbiamo il grande onore di avere Calicat con noi. Ciao Calicat! Ciao, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Allora, iniziamo con la nostra... Anzi, facciamo suoniamo la nostra campana prima, ok? Sentite? Vogliamo fare una lezione di yoga per bimbi e famiglie? Sì! Siamo pronti per iniziare? Sì! Ottimo! Allora iniziamo! Mettiamo... Oi, scusa! Mettiamo i piedi insieme, così. Ehi! Pronti con la canzone in inglese? Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Vola come una farfalla, vola come una farfalla, vola come una farfalla su nel cielo. Rifacciamo? Sì! Pronti? 1, 2, 3. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Bravissimi! Abbiamo la farfalla e il fiore, eh? Flower, eh? Butterfly, farfalla, fiore, butterfly, fiore, fiore, farfalla, farfalla, fiore, fiore, farfalla, farfalla, fiore, fiore, farfalla, farfalla, fiore, fiore, fiore. La farfalla ha un sacco di sete. E cosa beve la farfalla? Acqua e nettare, il nettare. Quindi pronti? Nose to toes. Toccare il naso, le dita dei piedi, succhiare bene. Tutta quella buonissima nettare. Ancora.
Ancora! Bravissimi! Allora, farfalla. Inizia a fare un po' caldo, Cali, togliamo un po' il maglionz. La farfalla vede un fiore gigantissimo, ok? Che è un po' tutti quanti noi uniti insieme, che facciamo un bel cerchione così. E per arrivare a questo fiore gigantissimo, la farfalla tira fuori una sua ala. Eccola. E poi si tira fuori anche l'altra ala, che li stiracchia bene. E poi tira fuori anche l'altra ala, che ce n'ha tantissimi di ali. E poi l'altra ancora. E poi l'altra ancora. E poi a un certo punto osa a prova di volare. E tutte e due. Occhio che non c'è niente dietro, tipo il muro, non so, un mobiletto. E via. Bravissimi! Se caschiamo indietro non c'è problema. Facciamo semplice. Ancora una volta, una e poi l'altra. Bene, bravissima, un applauso con i piedi e anche le mani. Benissimo, allora. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, come state? State tutti bene? Facciamo un saluto speciale a Francesco, Adriana, Elettra, Rachele, Nina, Alex e Camilla! Ecco, me ne sono ricordati tutti oggi! Bravo! Bravissimi! Tutti i bimbi, i miei studenti di Toffia, bravissimi! Allora, oggi facciamo una cosa un po' speciale. Voi sapete che io sono marziano, no? Vengo da Marte e quindi io vi propongo un viaggio. Ma oggi andare a Marte è un po' lontanino, quindi propongo un viaggio un po' più vicino. Dove vogliamo andare un viaggio? Allora, oggi andiamo in Egitto! Conoscete l'Egitto? È uno dei posti più antichi del mondo, con le piramidi. Vabbè, non lo voglio rovinare la sorpresa, perché adesso andiamo a viaggiare in Egitto! Sì! Benissimo, allora andiamo a fare un bel viaggio in Egitto. Come ci andiamo in Egitto? Questa è la prima domanda. Possiamo volare. Allora, siete pronti per volare? Pronti? Apriamo le braccia, accendiamo il motore interno. Alziamo la gamba. Magari dobbiamo darci in mani a qualcuno che si ci sta vicino. L'altra gamba. Anche volare per la stanza. Piccolo planino, scusa. Possiamo anche andare. Ui. Sono stufata. Mi spiace, Cali. Possiamo anche andare con l'elicottero. Allora, siete pronti per l'elicottero? See you.
coso con i piedi. Allora, un altro modo di andare in Egitto con la barca. Allora, pronti? Ecco la barca. Row, row, row the boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a scream. Row, row, row the boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row the boat gently down the stream. Benissimo, un applauso con i piedi. Possiamo anche andare in Egitto con la macchina, va bene, facciamo con la macchina. Mettiamo la cintura, accendiamo il motore, che è una macchina d'epoca questa, mettiamo la marcia e pronti. Salutiamo a tutti, ciao, buongiorno, ciao, buongiorno, andiamo in salita, mamma mia, non ce la fa. Benissimo, sì, un applausone con i piedi. Oh, c'è pure un bel ragno qua, bel ragno. Vuoi fare yoga anche tu? Vieni. Guardalo. Guardalo questo bel ragnone. Dove è andato? È andato via, vabbè. Allora, altro modo di andare in Egitto. Con la bicicletta. Pronti? I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, now I to ride it where I like. Bene, ancora più veloci, velocissimi. Poi sapete, esiste anche la bicicletta delle risate. E questa funziona così, che come pedalo rido, ok? Anche con le mani. È più veloce, è più... E la bicicletta della risate! Ci sarà un altro modo per andare in Egitto. Nuotando! Pronti? Anche sott'acqua? Anche così. Bravissimi! Evviva! Ancora l'altro modo di andare in Egitto? Camminare sulle nuvole. Pronti? Bellissimo questa. Camminare sulle nuvole. Anche così, va bene. Così. Benissimo! Applausi con i piedi. Yeah! E finalmente arriviamo in Egitto. E vediamo, la prima cosa che vediamo in Egitto sono le piramidi, eccolo! Siete pronti? Facciamo un bel piramide tutti quanti? Eccolo! Bellissimo piramide! Possiamo anche fare un bel piramide così? Così? Bellissimo piramide! Poi abbiamo la Sfinge. Poi dopo andate a studiare un po' l'Egitto, è molto 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 interessante. Le seni, tutti quanti, Allora, ecco abbiamo la Sfinge. Specie di leone particolare.
immobilissimo, immobile da migliaia di anni, questa sfinge. Sta fermissimo. Bravi, applauso per i piedi. Bene, questa sfinge rotola sull'erba bagnata, ma chi se ne importa? E rirotola. Bravissimi, ancora rotola. Ah, torniamo dietro. Una sfinge molto particolare questo, Poi ci sono gli egiziani, allora facciamo la danza degli egiziani. Pam 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 pam. Non so fare la musica tra egiziani. Walk like an Egyptian. Sì! Applauso con i piedi. Vabbè, provate con qualcuno tenendo la villa a mano. Allora, andiamo in Egitto. Cos'altro c'è in Egitto? Ci sono sicuramente delle bellissime palme. Allora, facciamo un bellissimo albero da palma. Eccolo. Bene. Poi ci sono delle scimmie piccolissime. Cos'altro c'è in Egitto? Ci sono i panini speciali egiziani. Ok? Ce li inventiamo come vogliamo. Questo è pane sotto, pane sopra. Ci mettiamo dentro un po' di olio, eh? Poi ci mettiamo dentro un po' di cipolla. Tagliamola. Mettiamo dentro la cipolla. Un po' di pomodori. E mettiamolo dentro. Poi un po' di lattuga. Mettiamolo dentro. Poi ci mettiamo dentro dei falafel. Friggiamoli prima. E mettiamo i falafel dentro e un po' di salsa di tahina e chiudiamo sti panini. Zac, gnam 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 gnam. E zac, gnam 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 gnam. Ancora zac, gnam 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 gnam. E ancora e zac, gnam 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 gnam. Sì, applauso con i piedi. Allora passo a voi in diretta un po' dei suggerimenti di cosa c'è in Egitto. Vediamo un po' se qualcuno propone qualcosa. Qualcosa che troviamo in Egitto. Sì, andremo anche in Australia un'altra volta. Andiamo nello spazio. Andiamo in Africa, più giungla. Io non so come funziona questa cosa bene. Vabbè, guardate. Allora... in Egitto c'è sicuramente anche un bel succo di frutta che la beviamo così. Guarda, facciamo una bella canuccia di carta. Bel succo di frutta delizioso egiziano. Ah sì, esatto, ci sono i cammelli, bravo, e le statue dei gatti, fantastico. Allora il cammello, cosa ha? Tutta questa gobba qua così, no? Allora, bellissimi i cammelli,
E poi loro hanno un modo incredibile per scendere giù a terra. Fanno così. E stanno laggiù. E qui sicuramente è un bimbo, se siete grandi i bimbi vi saleranno sulla schiena. E ritorniamo su allora. E due passetti con il bimbo sulla schiena, il passeggero. Nello yoga c'è il cammello, il famoso cammello con i bimbi. Tendiamo di non farlo così, però la facciamo così, eccolo, così indietro, ecco. Benissimo, vediamo se le statue dei gatti, le statue dei gatti. Allora, qui abbiamo una bellissima statua dei gatti. Ciao Cali, facciamo le statue dei gatti? Hop. Statue dei gatti. Ciao, sei contenta? Ciao. Allora scendiamo un po'. Ecco. Benissimo. Altri suggerimenti? Egyptian cakes. Egyptian cakes. Ok. I have no idea. Non ho idea alcuna di cosa potrebbero essere le torte egiziane. Dai pesci tropicali, dice Marco. Allora, facciamo le torte egiziani. Allora, mischiamo tutti gli ingredienti: farina, zucchero, burro, un uovo se volete. Giriamo tutto insieme, mettiamo l'uvetta. Cos'altro saranno le torte egiziane? Magari qualche spezia. Le mischiamo tutto. Mischiamo. Mettiamo nel forno. Aspettiamo. Pronto, tiriamolo fuori e ammiriamolo prima, che bello è. Buonissimi. Allora sì, abbiamo i pesci tropicali lungo il grande fiume e il Nilo. Allora, pronti per fare i pesci tropicali? Pronti? Si muovono tutti così i pesci tropicali, eh? Tutti coloratissimi, bellissimi. Sì! Vediamo se c'è altro suggerimento, se no andiamo avanti. La barca sul Nilo, certo. Certo. Allora, barca sul Nilo. Facciamo a mano così. Non sarà... Ah no, facciamo con... con i remi, non siamo a Venezia, remiamo sulla barca, anche insieme, anche in fila, uno dietro l'altro. Immaginate di essere un equip lunghissimo. Remiamo sul Nilo, ecco, bellissimo. Benissimo, bellissimo. Allora, facciamo un riposino adesso. Tutti questi gatti egiziani sono molto stanchi, tutto il giorno stanno un po' in giro a dormire, un po' uno sopra l'altro se volete. Trovate una posizione assurda per rilassarvi. Ah, che bello! Ah, respirare contenti. Bene, un applauso con i piedi.
ci stiracchiamo. Diamo un bacio, un abbraccio a noi stessi o qualcuno che sta vicino. Benissimo! Allora, una piccola proposta di un gioco in altro momento. Ah sì, certo, i quadri attaccati alle pareti, gli iroglifici, no? Tutta questa lingua particolare, no? Ci sono, non lo so, anche a Roma ci sono queste grandi colonne con tutte queste figure che non si capiscono cosa dicono veramente bene, ma in questa giornata magari andiamo a studiare un po' meglio gli iroglifici, a capire cosa volevano dire, no? C'è l'occhio, no? L'occhio di Horus, un simbolo magico per eccellenza. È un paese magico l'Egitto, eh? Se andiamo a vedere bene, studiamolo, erano connessi con le stelle, con le costellazioni. Bellissimo, andrò sicuramente anch'io a studiare meglio come era il pensiero lì anche delle sene, no? Dell'altro come il nostro specchio. Tutto questo mondo qui affascinantissimo, super affascinante, più affascinante di questo non c'è, ok? Bene, allora, questo è un piccolo gioco che potete fare da soli a casa. E praticamente, avete presente, anche non questi qua, il gioco del memory. Funziona meglio quando sono degli animali, no? Le mettete tutti giù così, tac, 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 e uno la gira. Se li indovina, mettiamo che indovina due lupi, in questo caso qui. Fa prima il suono dell'animale e poi imita l'animale, quindi il lupo. E poi tutti quanti fanno anche il grande lupo con lui, no? Poi il giro del prossimo che li scopre, se non lo so, trova due granchi. Il granchio non fa granché rumori, no? Fa un po' così. E andiamo in giro con il granchio. Dare pizzicotti dolci agli altri. E poi continuiamo a giro. Io suggerisco, quando facciamo questo gioco del memory così, che anche quando indovini, giusto, passiamo, farlo girare. Potete farlo come vi pare, però... Cioè, per togliere, mettere l'enfasi un po' più sul giocare, non chi è che accumula più carte. Anzi, quando sono girate, tendo a lasciarli proprio lì sul posto, senza fare mazzette individuali. È un gioco diverso e lo trovo un po' più gioioso, giocoso, così. Bene, allora, bimbi. Cosa vogliamo fare adesso, eh? Cosa vogliamo fare? Facciamo qualcosa con il respiro, eh? Facciamo anche di nuovo le candele l'altra volta. Sarete diventati fortissimo col respiro questa è una settimana di super allenamenti, eh? Ritorno, sono candele magiche. Insieme... Poi possiamo anche fare così. Prendete un piccolo pezzo di stoffa, non so, e soffiatelo. Se non adesso, anche in un altro momento, perché non è che abbiamo un pezzo di stoffa in giro. Anche se è leggero, possiamo mettere sulla faccia e soffiarlo via. Bene, così con le mani. Ci diamo tutti quanti un bel abbraccione. Buonissima giornata a voi, divertitevi, scoprite nuove cose,
grandi, seguite un po' i bimbi. I bimbi sono veramente i maestri. Sono veramente i maestri. Capovolgiamo questo pensiero che siamo noi che dobbiamo insegnare a loro, facciamo che loro devono insegnare a noi. Sarebbe molto interessante. Buona domenica, vi voglio tutti quanti un sacco bene e non vedo l'ora di abbracciarvi di persona. A domenica prossima con gli yoga, poi bambini e famiglie. Mi piace sempre sentire come siete stati e ciao, grazie, buona giornata a tutti.